posso partire adesso. Allora, beh, intanto buonasera a tutti perché siete qui ovviamente, questo primo incontro di presentazione di questa nuova esperienza, chiamiamo così, di Torre Vecchia Libera. Poi vi spiegherò da dove nasce questo simbolo, perché viene dal cuore, perché ci siamo appassionati in questo momento all'impegno civico puro, diciamo, perché fondamentalmente, come dicevo poc'anzi, è una novità che abbiamo scoperto dentro di noi. C'è una sorta di, analisi, riflessione, meditazione, tutto quello che si vuole. Avete capito bene che quando viene dal cuore certe volte è difficile anche comprenderlo. Ed è chiaro che la famiglia è il fondamento del nostro vivere civile, del nostro impegno, è il fondamento che ti dà quella forza, quella carica per dire ok, mettiamoci in gioco, cerchiamo veramente di essere utili non solo a noi ma anche alla comunità in cui vivo. E penso che sia, dovrebbe essere almeno, credo, qui a Torre Vecchia una sorta di minimo comune denominatore che dovrebbe accomunare a un'idea di impegno generale. Adesso è chiaro che la democrazia come la conosciamo noi, in questo momento qua, non è la democrazia che abbiamo studiato a scuola, non è la democrazia di quella libertà che abbiamo tutti quanti appurato esistere nella teoria, nella pratica, è qualcosa che dobbiamo conquistare con impegno, con serietà, con sacrificio, a volte anche con il sangue, perché non credete che oggi viviamo in questa società così gratuitamente. C'è stata gente che ha versato del sangue per raggiungere quello che oggi viviamo e certe volte dimentichiamo da dove veniamo. Quindi è il momento anche di fare queste riflessioni, capire che a una certa età, sono 57 come dicevo prima, quindi penso di aver raggiunto una maturità per dire che l'impegno è un impegno serio, convinto, non fatto di barzellette. Questa è una comunità, come dicevo, una comunità meridionale, con tutti i difetti che questa storia ci porta, difetti che purtroppo viviamo tutti i giorni, nelle relazioni, in una sorta di competizione inutile, e che porta poi all'inevitabile odio, che qua purtroppo abbiamo a che fare anche con l'odio. Persone che non si salutano, ho difficoltà a relazionarmi con gli altri, ma non per mia volontà. È difficile oggi dire queste cose, perché siamo nel 2019 e abbiamo difficoltà. Anche nel saluto c'è sempre lo sguardo incagnesco. E poi di cosa parliamo? Parliamo semplicemente di bene, parliamo delle cose che sono utili alla sana convivenza, a portare avanti un progetto di affrancamento dai disservizi, no? E poi parliamo, in una parola, di amministrazione di denaro pubblico. Quindi l'amministrazione che noi dobbiamo rinnovare fra una ventina di giorni è quella che deve gestire i nostri denari. Quindi non è che parliamo di cose lontane da questo discorso qua. Gli uomini che eleggerete col vostro voto il giorno 26 avranno in mano le sorti del vostro denaro, del nostro denaro. Ed ecco perché, vedete, i due manifesti qui che abbiamo attaccato e che abbiamo già diffuso sul territorio, perché parliamo di queste cose, non parliamo di simpatia o antipatia verso Nando, Alberto, Gianluca e compagnia bella, parliamo di chi meglio gestisce il denaro pubblico. E allora, dicevamo prima, il discorso nostro parte da molto lontano, ovviamente, un impegno che viene da quando eravamo ragazzi. E Torre Vecchia, usciamo dal bianco e nero, usciamo dalle belle esperienze di quella stagione chiamata calcetto, che ha dato colori a questo paese. Io sono stato l'artefice di quella bellezza, che poi purtroppo si è arenata dopo 10-15 anni di grandi bellezze. E poi ancora esperienze politiche, perché sono stato chiamato da Mincone Marino da rappresentare il Consiglio Comunale. Con mie resistenze però alla fine mi hanno convinto che fondamentalmente era il momento di cambiare qualcosa. E quindi mi sono dato da fare, da prima come consigliere, poi come capogruppo. E beh, siamo riusciti dopo tre
azioni, tre campagne elettorali, a portare su Mincone Marino, che veniva da un'eredità del compianto Remo Sbaraglia, che non ha saputo gestire nella realtà, insomma, eravamo noi i fautori, quell'energia giovane che è venuta fuori nel 95, nel 99 e che poi è andata ad amministrare. Io dico per 7 anni, anche se ne sono 10, perché la fortuna mia di poter esprimermi per la mia comunità è durata 7 anni. 7 anni di grandi attività, davvero. Vedo qui qualche amico, l'assessore Giuliano Di Renzi, ingegnere, insomma si lavorava tutte le sere, quindi grande attività, grande energia per portare la Torre Vecchia, trasformare quella Torre Vecchia che conoscete benissimo, del bianco e nero e nei colori che oggi potete ammirare, palestra, rotatorie. Ecco, una piccola notazione. Dopo qualche mese inaugurammo la prima rotatoria e poi venne Cuculle con tutte le rotatorie a Chieti, ma insomma la prima è stata inaugurata qui e sembrava chissà che cosa fosse successo. Fui costretto alle dimissioni perché c'era qualche, non lo so, qualche gruppo fuori che diceva che sta facendo un'ante, sta rivoluzionando Torre Vecchia e che sono cosa queste cose, insomma, cose assurde, spostamenti di cose antiche, miglioramento della viabilità, eppure queste cose qua sono state viste come cose brutte. Però capite bene cosa è successo, no? Torre Vecchia si è trasformata. E vediamo tante belle opere, quindi tante belle opere che ci hanno campato di rendite fino a oggi, questa è la realtà, perché dopo quegli anni abbiamo avuto 12 anni di assoluto silenzio, assoluta inattività. In 10 anni quello che è stato fatto, lo sapete benissimo, è semplicemente quell'asilo nido realizzato nel fossato dove inizia il fosso Castelferrato, questa è la realtà. E questo è un qualcosa di molto molto grave. E allora partiamo adesso dal nostro impegno vero, personale, che nasce nel 2009. Sempre per ripetere, anche se non è necessario, però lo devo fare perché c'è una web TV che non ci ha ripreso la parte iniziale, dico che nel 2009 siamo praticamente quell'esperienza di resistenza al pensiero unico, dove maggioranza e minoranza si mettono insieme per un qualcosa di molto strano che noi poi abbiamo capito e che si è realizzato con quel grande pensiero della centrale, trattamenti, rifiuti, che doveva nascere nel centro, proprio il centro di Torre Vecchia Teatina, centro geografico ovviamente, nella valle più importante di Torre Vecchia. Ebbene, ci sono state tante vicissitudini, tanti incontri, tante attività affinché, da parte nostra ovviamente, affinché quell'impianto non fosse realizzato. Beh, quella per noi è una grande vittoria, pericolo scongiurato, tra virgolette, perché insomma non sappiamo quello che succederà nel futuro. Noi eravamo presenti, abbiamo vissuto un'esperienza incredibile, ci siamo uniti con tutte le forze possibili e immaginabili contro, tra virgolette, un comitato d'affari che voleva trasformare il nostro paese da paese vocato all'agroalimentare, alle bellezze, al turismo, a tutto ciò che riguarda le bellezze che la natura ci ha dato, a impiantistica rifiuti, cioè a una pattumiera. Insomma, adesso stare a ribadire tutto quello che è successo, lo possiamo anche fare perché abbiamo un bel filmato, io credo che può portare questo filmato per ricordare di cosa stiamo parlando. Parliamo di quello che vedete, quello che è successo a Lanciano, pochi chilometri qui da noi. Questo poteva diventare Torre Vecchia. Puoi partire, Riccardo? Di coltivazione di prodotti agricoli nei terreni adiacenti
e il divieto di attingere l'acqua dai pozzi presenti nel raggio di 500 metri dalla centrale, sia per uso agricolo che zootecnico. Stamattina ho fatto qualcosa che speravo che facessero altri, ho fatto fare dei prelievi per analizzare la tipologia di liquido e di sversamento che si è generato. In base a questi risultati metterò ovviamente delle ordinanze a tutela della salute pubblica e per garanzia di tutti coloro che abitano in quel territorio. La testimonianza di Marino Paolucci, agricoltore di Lanciano, esprime tutto il disagio e la preoccupazione di chi vive a ridosso della centrale a biogas di Villa Pasquini, protagonista a ottobre scorso di uno sversamento che in base alle campagne continuate a ripetere indietro. Possiamo andare? Vabbè, queste sono le immagini di quello che è successo qui vicino a casa nostra, quindi non parliamo di cose inventate, di fantasie, di cose che noi ci siamo arbitrariamente create, assolutamente mai contro le persone, ma contro queste cose qui. Beh, Torrevecchia poteva diventare praticamente la pattumiera, come la vedete così riportata in questo servizio. Insomma, noi ci siamo resi conto subito del pericolo, quindi abbiamo escogitato tutte le maniere e artifici per cercare di resistere a questo pensiero. Beh, ci siamo riusciti, come abbiamo detto, però è chiaro che le cose, se non si è organizzati, possono sempre prendere delle strade pericolose. Siamo vigili, lo siamo stati, e nel 2009 insomma, ci siamo messi all'opera per arrivare nel 2014 ad una campagna elettorale puntando proprio su questo aspetto qui, quindi di tutela del territorio. Cos'è successo? Dal 2011, quando c'è stato il primo consiglio comunale per la realizzazione di questo impianto, fino al 2014, adesso ve lo dico in due parole, senza fare, che ne so, ricostruzioni, parlo semplicemente di fatti. Il Consiglio Comunale arriva nel novembre 2011 quest'idea portata dalla maggioranza, che aveva fatto al nostra insaputa, cioè del Consiglio Comunale, un viaggio a Vienna con un comitato fatto di persone torrevecchiane e anche non torrevecchiane per organizzare il tutto per realizzare appunto questo impianto a Torrevecchia. Ci portano in Consiglio Comunale questa adesione. Noi in quel momento lì non abbiamo capito nulla di cosa stesse accadendo, c'è stata semplicemente una raccolta di tutte le notizie che sono venute appunto dal Consiglio Comunale e abbiamo deciso di astenerci, non per essere contro, non per essere stupidini, ma per capirci bene
che cosa si trattava. Tant'è vero che in quella seduta, sono qui le delibere di consiglio comunale, chi può prendere visione ne può prendere visione, ne abbiamo fatte non so quante di delibere per consegnarvela e abbiamo chiesto una commissione consiliare. Hanno votato contro. Nel mese di gennaio abbiamo appurato che era successo qualcosa, però sempre nell'oscurità la minoranza non può appurare, quindi è chiaro che già da quei momenti là abbiamo cominciato a capire che la minoranza non ha la sua funzione se non quella degli strumenti che ha un qualsiasi cittadino. E allora abbiamo prodotto la prima interrogazione fatta a marzo per capire, un'interrogazione fatta proprio al sindaco in persona, se c'erano documenti che lei, che l'amministrazione ha firmato con qualche società. Mi risponde testualmente che non c'era alcun atto firmato, mentre invece c'era il memorandum firmato con la Meta Power, firmato proprio a gennaio. Quindi questa come la chiamate voi? Menzogna pubblica su atto pubblico. Le cose poi sono andate avanti, ovviamente, con una serie di controlli documentali, molto limitato ovviamente perché la minoranza è sempre la minoranza. Siamo arrivati al periodo elettorale. In questo periodo elettorale c'è una delibera, quella che richiedeva un referendum. Il comitato che richiedeva questo referendum era fatto di amministratori di maggioranza. E in quella seduta, un'altra volta, abbiamo chiesto se c'erano documentazioni firmate, patti, accordi con la Meta Power pubblicamente, e riportata in delibera, veniva negata questo accordo. Sappiamo dopo che durante le elezioni qualcosa è successo, perché insomma hanno cambiato, dal referendum all'improvviso cambiano rotta, non vogliono più realizzare questo impianto. Tenete conto che noi quel periodo là abbiamo invitato Trifoggi, Nicola Trifoggi, che era perché era andato in pensione da poco, procuratore di Pescara. Poi, insomma, ha aperto un'attività politica all'Aquila. Comunque, in quel momento là, ci spiegò quali erano pubblicamente Torravicchiani, quali erano i legami fra amministrazione, politica e affari che riguardavano i rifiuti. Posso soltanto dire che dopo questa rinuncia, loro vinsero nuovamente le elezioni, noi rimanemmo delusi per un popolo che effettivamente non abbiamo capito come si può votare un'amministrazione che fa delle cose incredibili. Come fa un popolo a votare in quella maniera? Un'amministrazione che racconta menzogne, un'amministrazione che non fa gli interessi della comunità, che vuole trasformare il territorio in quella latrina che avete visto poc'anzi. Vincono le elezioni comunque e poco dopo deliberano appunto di ricevere da qualsiasi impegno per realizzare l'impianto. Dopodiché tutti quanti si dimenticano di quello che è successo. Ebbene, anche noi ovviamente seguiamo, però vabbè, siamo tranquilli. Qualcuno mi dice che a Milano hanno visto la nostra sindaca, non si capisce per quale motivo. Io insomma ho cercato di capire, ma probabilmente saranno problemi di altro genere, invece no. Abbiamo appurato soltanto nel maggio 2016 che la sindaca stava lì per difendere il comune dall'arbitrato a cui l'aveva chiamato la Meta Power. L'abbiamo scoperto nel 2016, allorché ci siamo allarmati, abbiamo indetto delle pubbliche riunioni. Tenete conto che il gruppo di minoranza ha sempre funzionato. Incontri continui, perentori, precisi ogni 3-6 mesi e sempre a diretto contatto con la comunità. Adesso si dicono tante cose, no? Il gruppo di minoranza di opposizione ha sempre operato, quindi sento delle stupidaggini in giro, dice che la minoranza non si è vista, ma ha fatto la minoranza, queste stupidaggini rimandatele al mittente, perché qui sono tutte documentazioni che poi chi vuole può prendere visione e controllare se quello che dico è vero o meno. È chiaro che la vita,
si arricchisce di tante esperienze. Io nel 2015 ho dato le dimissioni, d'accordo? Perché sono stato chiamato ad un incarico istituzionale di alto profilo. Sono diventato presidente ed amministratore delegato dell'AOPS SPA e sono stato chiamato a gestire una società che stava in liquidazione, si può dire. Sì, perché i documenti della liquidazione stavano sul tavolo del presidente Pupillo nel dicembre del 2015. Quindi sono stato chiamato dopo pochi mesi a portare avanti, a risollevare le sorti di quella società, 31 dipendenti, adesso erano 35 all'epoca, con una decurtazione del 50% delle entrate per la spending review. Quindi capite bene, avevo 6 mesi per mettere su un'azione, un nuovo piano industriale per ridare vita a una società che era praticamente finita. Beh, dopo, diciamo, 2015, sono 4 anni, posso dire che veramente le cose sono andate veramente egregiamente, quindi il risultato è sotto gli occhi di tutti, i giornali ne hanno parlato, il centro fino a qualche giorno fa ha parlato della del nostro miracolo, tra virgolette, perché non solo abbiamo salvato i 31 dipendenti, abbiamo i 2 piani approvati e abbiamo da lavorare per altri 5 anni abbondanti, per tutti e 2 progetti che portiamo avanti, ovvero quello delle verifiche termiche, ambiente, impiantistica, sicurezza e quello del servizio informativo provinciale integrato. Quindi azioni molto forti perché c'è un impegno, quando Nando Marinucci, ma credo tutte le persone che mi conoscono lo sanno, e quando mi impegno davvero, quindi sono davvero motoretto nelle cose, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Veramente un ottimo lavoro, ma nello stesso tempo abbiamo portato avanti le sorti di questo gruppo di impegno civico. L'abbiamo fatto con tutti gli amici di primo impegno, poi l'abbiamo fatto con i successivi e oggi continuiamo con la nuova squadra. Una nuova squadra totalmente rinnovata, solo Giancarlo c'è che continua come me questo tipo di impegno, ma fondamentalmente lo spirito è quello. Allora, ritorniamo al maggio 2016, quando abbiamo appurato che il comune di Torrevecchia di Latina doveva appellarsi perché era stata condannata a risarcire oltre 300.000 euro alla Metapower. Ebbè, questa cosa qui insomma, ha rimesso in ebollizione tutte le nostre convinzioni, quindi non dicevamo stupidaggini quando durante la campagna elettorale facevamo emergere le varie menzogne e le contraddizioni di quell'amministrazione. Un'amministrazione, tenete conto, che è fatta di copertina, ma dietro c'è la sostanza, l'avete capito, insomma. La copertina è quella che appare, ma io quella copertina la salvaguardo perché sono ragazzi bravi, puliti, intelligenti anche, che purtroppo non si rendono conto in alcuni casi che c'è un grande manovratore, c'è un grande fratello che dietro gestisce. Ed è vero quello che dico, quindi si capisce molto bene quali sono i personaggi che stanno dietro e che fanno forza e che fondamentalmente dettano il ritmo e le regole, ma soprattutto gli indirizzi amministrativi. Beh, lo dico in maniera pulita perché insomma, basta leggere chi va sul web, legge insomma, i vari post che fanno gli amministratori uscenti, insomma, gli sta né capo né coda in quello che dicono, no? Quindi nulla a che fare con la pubblica amministrazione, tutte cose legate alle frivolità che piacciono e che insomma, raccolgono un sacco di mi piace, un discorso di simpatia, di bellezza effimera che vale per quello che vale, ma di sostanza non c'è nulla. Allora, quella causa che noi abbiamo, noi come comune, perché mi sento parte di questo comune, abbiamo intentato contro la Metapower ricorrendo in appello, ha prodotto quello che ha prodotto, perché insomma le fesserie se ne sono dette tante dal maggio 2016 fino al novembre 2018, mese in cui abbiamo perso l'appello. Queste cose qua io le ho dette sempre in anticipo, non perché sono più furbe, perché si vedono le carte e si capisce lontano un miglio che si dicono stupidaggini, si scrivono delle cose che non hanno senso. Non si può ricorrere in appello con cose effimere, cose stupidine. O si ha veramente materiale oppure lasciamo perdere. E quello che il gruppo di minoranza, senza di me, perché il gruppo di minoranza ha continuato il suo lavoro,
ha cercato di far capire al Consiglio Comunale. Era capogruppo Fioravanti, Silvano, poi successivamente Giancarlo, in quel gruppo c'era anche Gianni Di Giovanni, e ha potuto constatare nelle varie interrogazioni, nelle varie attività di minoranza, che effettivamente la funzione consigliare del gruppo d'opposizione era semplicemente di copertina. Quindi tutte le istituzioni che erano delegate al Consiglio Comunale, specialmente al gruppo di minoranza, erano relegate a cose da pattumiera, quindi con mortificazioni continue, con sbugiardamenti, si può dire, sì, dei consiglieri che fondamentalmente hanno messo tutta la passione in qualsiasi ambito, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza utile. Il Consiglio Comunale ovviamente è stato delegittimato da noi, ma prima ancora sono state delegittimate tutte le deliberazioni che hanno portato al pagamento di danari che non dovevano essere delegati alla Metapower, erano delegati a tutt'altra funzione. E parliamo di cifre che vedete qua, 180, dall'altra parte 275, e non sono bruscoline, sono danari tolti alle risorse delle casse comunali. Avevano sicuramente altra funzione. 275.000 euro, 534, non è che se l'ha inventata Nando, l'hanno approvato loro, l'hanno scritto loro nella delibera, la numero 39 del 31 luglio 2017. È un riconoscimento di debiti fuori bilancio perché non avevano altra strada, o pignoramento o accordo stragiudiziale. I danari non c'erano, tant'è vero che insomma, hanno dovuto fare una dilazione. Prima rata il 23 di agosto, 40.000 euro. Seconda rata il 30 luglio 2018. Una determinazione che fondamentalmente non ho trovato sul sito, tant'è vero che sono stato costretto a fare una segnalazione alla prefettura per renderla visibile, perché il nascondimento è una caratteristica di questa amministrazione. Far emergere le cose belle, i fiorellini, che ne so, le festiccioli, i balletti, i teatrini, ma le cose interessanti per cui è delegata l'amministrazione, cioè i soldi, sempre celati da qualche parte. Insomma, questi soldi qua sono soldi nostri, non soldi di Babbo Natale. Sono soldi che noi versiamo con la Tari, con l'IMU, con tutte le spese, con tutte le imposte, le tasse, i tributi che noi versiamo al titolo primo delle entrate. Quindi non pensiamo che ci sta l'amministrazione che ci regala i soldi, sono soldi nostri e sono la bellezza di 1.800.000 euro all'anno, e non sono bazzecole. In 10 anni abbiamo dato 18 milioni di euro. Avete notato qualche differenza nei servizi, nelle cose? Con questi 18 milioni di euro almeno possono dire cosa ci hanno fatto. E questo dico io, semplicemente. Io lo dico a Luca Esposito, che ha scritto delle cose, non so, su Facebook contro Roberto stasera, eccolo là. Poi ha risposto benissimo Roberto, sei stato bravo, perché a noi non interessa il conflitto, interessa sapere cosa hanno fatto con i danari pubblici. Perché amministrare, amministrazione significa amministrare i danari pubblici. Loro hanno avuto in mano 18 milioni di euro. Dicessero in questi 20 giorni cosa ci hanno fatto. Perché sono soldi nostri, che anche le povere famiglie che non possono pagare, e ce ne sono tante, che si trovano anche in arretrato, e ne conosco tante di persone che purtroppo non possono pagare, per vedere il proprio denaro versato alla Metapower. Per che cosa? Per errori banali. Oppure 180.000 euro, 681, tutte le delibere che vedete sopra, sono tutte delibere che riguardano pagamenti ad avvocati. Marcello Rosso, Rulli, Pimpin, insomma una serie di avvocati, e tutte questioni evitabilissime. Io ricordo che quando entrai in amministrazione comunale pagammo l'ultima fattura a Cipriette, se non sbaglio, una fattura per litigi antichi. Giuliano, tu ti ricordi, insieme a me erano circa 60 milioni di lire. Dopodiché abbiamo pagato più nulla. In 7 anni non abbiamo più pagato un centesimo. Venne un signore, lo dico perché si chiama Dionino Serano, è morto, però insomma, ha ristrutturato il nostro palazzo. Venne insieme a un avvocato che voleva 800 milioni.
per danni sulla ricostruzione, sul restauro del palazzo ducale. Venne che voleva questi soldi assolutamente, perché hanno gestato un conteggio attraverso dei tecnici, contabilità, la regione, un sacco di chiacchiere, insomma. Ma io, Giuliano e forse qualcun altro abbiamo detto, ma chi è questo soldo? Da dove vengono? Quale motivazione c'è sotto? Oh ragazzi, noi abbiamo fatto l'interesse del nostro paese, non abbiamo pagato un centesimo. Tra virgolette, abbiamo fatto brutto. Questo significa voler bene a Torrevecchia. Questo significa fare l'interesse della comunità. Erano 800 milioni e c'erano tutte le motivazioni per esigere quei soldi. Noi abbiamo resistito, non vi dico le diatribe e le lotte che abbiamo fatto per evitare quei pagamenti. E non ci sono stati più liti. In 10 anni adesso ci ritroviamo con questa bella cifra che abbiamo pagato. Questi sono soldi che sono usciti, abbiamo pagato noi, non sono barzellette, come dicono, leggo sul web. Sono tutte delibere e determine che potete leggere, tanto sarà pubblicato domani sulle piazze. Sono soldi prelevati dalle vostre tasche. L'avete capito questa cosa? Quindi passate parola, non stiamo parlando di barzellette. Se qualcuno dice, ma quello sta dicendo fesserie, ma io sono querelabile, hanno cercato in tutte le maniere di minacciarmi, querelare, quando hanno fatto di storie contro di me? Beh, io non ho ricevuto nessun tipo di denuncia, nessuna querela, nessuna chiamata, zero. Anche quando dicevo che c'erano pignoramenti, ma anche i miei amici non ci credevano che c'erano pignoramenti in atto, perché purtroppo a Torrevecchia la verità e la menzogna sono quasi la stessa cosa. E la gente si confonde. Non è come una volta che c'era l'istituzione, il ruolo, la verità, tutte queste cose belle. Purtroppo siamo nel periodo della mistificazione. E dire una verità è pericoloso. Questo è successo a Torrevecchia. Il pensiero dell'idea unica a Torrevecchia porta a questo. E noi siamo birillini così, quindi con ognuno un piccolo ruolo, piccola comparsa, ognuno è assegnato un ruolo, stupidino che sia, ma un piccolo ruolo, ma accontento, il mio piccolo podio. Non si capisce invece che ogni persona ha un'anima, un pensiero, ha una visione, un progetto di vita. Invece no, qui non c'è progetto di vita, basta vederlo lungo le strade del nostro paese, basta vederlo nelle aree destinate alla vocazione artigianale, commerciale. Abbiamo un PAP, un PIP, un PAP, come lo volete chiamare, un piano di attività produttive, fino al 2007 era pronto. L'architetto è l'architetto di Chieti, non ricordo il nome, ma me lo ricorderò, un grande amico, fece un bel piano per le attività produttive, per lo sviluppo dell'area artigianale, 2007-2008, progetto depositato, mai approvato. Abbiamo realizzato anche delle infrastrutture, danari pubblici stanno lì. Beh, lì attualmente quello che vegeta è soltanto, insomma, erbacce e cose di questo genere, ogni tanto qualche versamento fognario che io ogni tanto provvidenzialmente vado a segnalare all'ARTA, perché insomma è l'ufficio che è preposto alla salvaguardia e alla tutela delle acque, dell'aria e tutto il resto. Finora grossi problemi non ne abbiamo, perché fondamentalmente il versamento non è il versamento pericoloso che potevamo immaginare. Ci rimettiamo alle cose che dice l'ARTA, però insomma è chiaro che avendo più potere potevamo fare tante controlli e tante investigazioni. In questo momento qua, ritornando all'area artigianale, diciamo che quella che vedete non ha prodotto nulla. Cosa devo dire? Che quel piano industriale è stato bocciato. Pagato e bocciato, perché dovevano rifarne un altro. Non si capisce dove sta quest'altro. Quindi abbiamo pagato diversi danari al tecnico, abbiamo perso tanto tempo e non abbiamo avuto la fortuna di vedere nessun piano. Intanto tutte le società che avevano intenzione di rimanere sul territorio sono andate via, che a Migliane, che Francavilla, che Pescara, dalle 25 che avevano intenzione di stabilirsi a Torrevecchia, e potete immaginare che il lavoro poteva offrire, beh, a zero. Questa è la realtà. Quindi questa è la politica delle attività produttive, del commercio, che per un periodo è stata in mano a Genobili Nicole, quindi mi ha raccontato attraverso le interrogazioni, ovvero mi ha preso in giro, questa è la realtà. No? Io dicevo delle cose precise, insomma, rispondevano tanto per rispondere.
Non era la risposta che faceva il vecchio sindaco, copia e incolla, una volta ho fatto una decina di interrogazioni tutte precise, ha preso il copia e incolla, ma ha risposto tutto con la stessa risposta. Cioè, questo è il modo di trattare l'istituzione. Lascio ben capire quale potrebbe essere la reazione di qualsiasi consigliere, di qualsiasi persona, lo scoraggiamento e l'abbandono del tavolo. Allora, teniamo conto che, come dicevo prima all'inizio, che la pubblica amministrazione ha subito tante variazioni, no? Specialmente a livello locale. Noi abbiamo il maggioritario secco, quindi minoranza conta poco. Questo tipo di impostazione che abbiamo dato noi con le dimissioni che sono avvenute proprio il 1° aprile 2017, sono state dimissioni concertate con tutto il gruppo, con tutti gli amici, con ragionamenti su ragionamenti. Anche se io mi ero dimesso 2 anni prima per motivi che vi ho detto prima, ma la guida politica, l'indirizzo amministrativo l'abbiamo condiviso sempre insieme e l'abbiamo portato avanti fino a ieri, dove ieri parlo di venerdì prima della presentazione delle liste, dove abbiamo deciso insieme questo nuovo percorso. Dimissioni dovute. Ci sono centinaia di comuni, piccoli e grandi, che hanno deciso di adottare questo sistema di azione politica per reagire a un problema di questo genere, cioè la cosiddetta delegittimazione delle minoranze. Beh, se delegittimi le minoranze, permette che lo facciamo anche noi. Quindi abbiamo deciso di abbandonare l'aula, ma non abbiamo deciso di abbandonare l'impegno, perché l'impegno è rimasto tale e quale, anzi maggiore, perché le azioni più importanti politiche del gruppo d'opposizione sono avvenute proprio dopo le nostre dimissioni. Tant'è vero, mi si chiedeva, dicevano da San Pasquale, mi chiedeva, ma nessuno ha fatto risposta alla Procura della Repubblica, come se noi dovessimo stare col Kalashnikov contro le persone. Noi facciamo gli esposti per raccontare delle cose, dei fatti oggettivi, non è che facciamo gli esposti per andare contro le persone. È una pazzia quello che ho sentito fino a ieri, mi racconto, insomma, contro le persone, contro quello, contro quello. Non esiste né in cielo né in terra. Noi stigmatizziamo le azioni, le decisioni, le deliberazioni sbagliate, ma non le persone. Le persone vanno tutelate, salvaguardate in tutta la propria capacità e risorsa. E allora noi abbiamo fatto quello che era giusto fare, cioè segnalare prima alla comunità che stavamo dimettendoci. Abbiamo chiesto supporto, chiaro, Torrevecchio è un paese, se era una grande città, magari c'erano bordelli fuori del comune, come a Parma, insomma, la popolazione ha cacciato a pedate nel sedere gli amministratori. Noi questo coraggio purtroppo non ce l'abbiamo, perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo tutti, gli odi, le gelosie, abbiamo capito che è inutile questo tipo di azione politica. Però insomma, il fatto che abbiamo chiesto diverse udienze, abbiamo parlato con le prefette, i viceprefetti, tutto quello che è successo, abbiamo fatto denunce alla Corte dei Conti, esposti alla Procura della Repubblica, tutta roba che qui è documentata. Tutta questa roba qui è avvenuta proprio dopo il 2017. Quindi quando si dice che noi abbiamo smesso di fare attività politica, quando invece eravamo al massimo della nostra espressione. E allora dice, ma come mai vi siete candidati? Beh, arriviamo ad oggi con tante tribolazioni, perché abbiamo capito che in un paese come il nostro, candidarsi con delle idee precise, con delle idee convinte di poter trasformare il paese in un paese migliore, è quasi impossibile. Abbiamo capito che da una parte metti un manichino, da una parte metti Einstein, la popolazione vota il manichino. Questo penso che l'abbiamo saputo, quindi si capisce, perché l'esperienza del 2014 la dice tutta. Sono parole forti, fortissime, ma è la verità, perché si sa che 4-5 famiglie in blocco possono gestire le politiche. È successo nel 70, è successo nell'80, è successo in tutte le circostanze, si è ritenuto utile fare operazioni di questo genere. Quindi ricandidarsi per noi era semplicemente un espediente, una possibilità molto molto remota. Tant'è vero che ci siamo indirizzati verso l'astensionismo per fare che cosa? Per far emergere una verità, non detta da Nando Marinucci, ma detta dalle istituzioni. E quale istituzione può dire verità diversa da Nando Marinucci o di altri impegnati nella politica? Beh, la legge ci dà e ci consente una possibilità. E la legge, non lo dice Nando.
una lista soltanto, 50% più un voto, ok, potete amministrare. 50% meno un voto, non potete amministrare. Ormai la gente stufa di tutte queste cose che accadono, si raccontano nelle TV, abbiamo capito che la gente è stufa di votare. Non la sente più di votare, stanca, perché votare, l'abbiamo detto prima, quando le cose si decidono da altre parti. La lista la decide Tizio, il candidato la decide Caio. Non è più un discorso che decidiamo insieme nelle piazze, nei bar, nelle associazioni, nelle attività che comportano una sorta di dialogo per far emergere qualche qualità. No, si decide nelle camere da letto, nelle cucine, nelle sale di famiglie. E questo non va bene. Quindi la gente è stufa. Io sto raccogliendo, ma l'ho raccolto durante questi anni, questo tipo di esigenze, di abbandonare il voto, far arrivare un commissario, azzerare, chiarire le cose in maniera oggettiva alla popolazione e ripartire da capo con le forze giovani. Questo purtroppo non è stato possibile, ovvero era possibile fino a venerdì, prima del venerdì 26, credo, di aprile, e sembrava che tutto potesse andare secondo quella direzione, quindi mandare alle urne una sola lista. Tra virgolette, la lista che amministra ormai da più di 50 anni, perché le facce cambiano, ma quella è l'idea, questa volta in 5 anni non è riuscita a mettere 12 persone insieme. Quindi è una lista monca di 10 persone. Bravi ragazzi, perché insomma c'è una ragazza che stimo davvero, ma ce ne sono tante di persone che stanno dall'altra parte che sono belle e bravi ragazze. Ma lo stesso Francesco è un bravo ragazzo, insomma, li conosco tutti quanti. Brave persone. No, per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, le limitazioni ci sono, perché insomma ci sono persone che hanno amministrato e il risultato si è visto, no? Si capisce che c'è un direttorio esterno che gestisce, poi se non è vero, dimostrerà solo il contrario e poi ci metteremo d'accordo. Comunque non sono riuscito a fare una lista completa, 10 persone invece che 12. La presentano il sabato, prima che insomma della scadenza, se non sbaglio alle 10. Il giorno prima invece arriva un'altra lista, una lista, io l'ho chiamata impropriamente con terminologie anche scherzose, ma fondamentalmente è una lista che viene all'improvviso, cala dal cielo, perché non c'è un'attività politica se non remota, attività legata insomma ai tempi del bianco e nero. Tutto il rispetto del sottoscritto, per l'amore di Dio, sono sempre per rispetto della persona, della dignità e compagnia bella. Comunque, insomma, ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere. La sera, prima di presentare le elezioni, siamo tutti in gruppo. Che cosa facciamo, cosa non facciamo? Chiaro, i documenti sono lì pronti, perché nella mente di ognuno balenava l'idea di avere la sorpresa della seconda, la terza lista. Quindi è avvenuta questa eventualità di organizzarsi per una terza lista. Perché terza lista? Perché il nostro popolo dice: noi cosa votiamo? Tutta la battaglia fatta finora, a chi la diamo? Che senso ha aver fatto tutto questo percorso e poi alla fine fermarsi a che cosa? Insomma, è scattato un meccanismo di riflessione, di meditazione soprattutto, tra il giovedì e il sabato mattina, e poi ci sono state le persone che vedete qui, che poi vi presenterò una a una, e ho chiesto a ognuno di loro: cosa vogliamo fare? Io ho fatto un discorso, era le 11:19, per abbandonare un impegno, erano tutti presenti, non ero nelle condizioni di poter candidarmi, ma se lo vedete anche stasera non è che mi sento tanto proprio frizzante, sono un pochettino giù, ma devo prendere energia, e le energie si prendono quando vedo un popolo attento, convinto, ma soprattutto cosciente di quello che sta succedendo. Vedo un popolo cosciente che a casa ha capito le cose. Vedo un popolo timoroso, pauroso, che ha paura di relazionarsi, perché il paese è piccolo, quindi le relazioni sono importanti. Vedo un popolo, voglio dire, che va difeso, va tutelato, va protetto, e quello stiamo facendo. Quindi con la nostra candidatura cerchiamo di proteggere quelle persone che effettivamente hanno bisogno di protezione. E abbiamo dato un'opportunità di poter essere diciamo, riconosciuti come loro i tutori, come loro paladini, come diceva stamattina Nicola Genobili, che mi è piaciuto il suo intervento su Facebook, chi l'ha letto ha capito che effettivamente è la prima volta dopo 10 anni che si sente un pensiero un pochettino di solidarietà verso angherie, cattiverie e tutto quello che avete vissuto insieme,
contro le opposizioni. Questo fa ben sperare, però insomma è solo un inizio, sperando che nel futuro qualcosa porti al cambiamento vero. Noi per la democrazia dobbiamo fare ancora tanta, tanta strada. Me lo dice Stufes. La democrazia è una parolona per noi, quindi dobbiamo ancora conquistarla. Speriamo bene, perché le facce che vedo qui davanti sono sorridenti, vogliose e capaci, quindi va bene, andiamo avanti. E allora arriviamo ad oggi. Volevo dire l'ultima cosa per quanto riguarda queste liste che si sono presentate. Sono fondamentalmente due allineamenti che partono da molto lontani, però sono speculari, quindi sono quasi simili. Adottano due strategie che poi certe volte sono unite, certe volte si separano. Quella, non parlo delle persone assolutamente, ma la tecnica della campagna elettorale, quello di negare anche l'evidenza, e quello di parlare male. Si uniscono e diventa un cocktail di cose esplosive. E quindi io lo posso raccontare, tenete conto, stiamo ancora, facevo scherzosamente, parlavo con degli amici, ma che differenza c'è fra un paese come Torrevecchia e un paese come la Sicilia, la Calabria? Beh, là sono più fortunati, perché là ti fanno fuori 5 secondi, 7 metri e finito. Qua purtroppo la vita è lunga, ti tengono in vita, quindi devi a fuoco lento, sotto certi aspetti, ma è un aspetto scherzoso, certamente non è vero sta cosa, lo dico solo per scherzare. Allora, dicevo di questi due allineamenti, noi abbiamo fatto tutto, io, la mia generazione e tutti gli amici, ma soprattutto il sottoscritto che si presenta per la terza volta, queste persone qui le ha appoggiate sempre, sia il primo che il secondo gruppo. E ho usato pure una terminologia qualche volta in campagna elettorale, poi insomma le risposte sono state di cattivo gusto davvero, ma me lo sono portato sopra le spalle sta gente. Insomma, fondamentalmente li ho votate. Aspetto, ma sicuramente è una speranza campata male, che qualcuno rifaccia il contrario. Quindi difficilmente succederà, perché purtroppo guardano sempre il naso, non guardano oltre, non capiscono che ci sono altre realtà che possono sicuramente fare anche meglio. E lo abbiamo dimostrato. E allora ci troviamo ad oggi. Quel gruppo che adesso vi presento ha deciso di sollecitarmi, insieme a mia moglie che vedo là, perché una delle colpevoli è lei, perché alle 11:19 ha sbattuto i piedi, dice, ma questa che mi fa, mi ha chiuso questa cosa, non l'ha detto in dialetto, l'ha detto in romano. Ha detto bisogna fare qualcosa, altrimenti qua insomma perdiamo anche in dignità e in tutto quello che... A dire il vero avevo pensato anche delle persone che potevano sicuramente fare meglio di me, dei sostituti candidati sindaci, però insomma forse è mancata qualche cosa. Nel futuro tutto è possibile, perché è chiaro che l'eredità di questo lavoro a qualcuno bisogna consegnarlo. Adesso io non faccio discorsi vincere o non vincere, per me abbiamo sempre detto che vincere è quando uno esprime una verità e la esprime in libertà. Chiaramente Torrevecchia va liberata da tutte le cose che abbiamo detto, va liberata dalle spese legali, va liberata dallo sperpero, va liberata da questa oppressione che viviamo tutti i giorni, va liberata dalla chiusura mentale che porta a registrare una Torrevecchia che non ci sono attività commerciali, non c'è niente. Dici, ma qua bellezze, 10 stelle, 9 stelle, ma dove stanno queste stelle? Io non lo so, c'è paese come Castelferrato, Torrevecchia, San Pasquale. Noi l'abbiamo presentato il nostro progetto, poi è stato pure copiato, è stato pure realizzato se vogliamo, perché il fatto di spostare il comune dal palazzo dove c'era palazzo Giacchetti, lo chiamo così perché il progettista era Giacchetti, a palazzo Valignani, ci ha messo 10 anni a farlo sto lavoro, noi l'abbiamo pensato, lo potevamo realizzare nel giro di 3-4 mesi, però 10 anni per convincersi che era una cosa giusta. Sono contento che almeno quella cosa lì l'hanno fatta. Non ci sono tante belle cose da dire sulla gestione, sulla distribuzione degli uffici, c'è molto molto tantissimo da fare, sperando che chi andrà potrà migliorare quell'aspetto, dare più servizio ai cittadini. Certo che Torrevecchia è un territorio dove ci sono 3 centri, è un quarto che sta esplodendo a livello demografico, anche se l'edilizia è a zero. Torrevecchia è un centro di amministrazione, scuola, cultura, noi abbiamo fatto tanto in quegli anni. Vi ricordo 99-2007, Giulià, la cittadella della cultura, con tanto investimento, con tanta speranza sui giovani.
possibilità anche che con altre individuazioni di strutture utili alla comunità come l'hospice. Che cosa ha portato l'hospice? Niente, forse qualche caffè. Ma insomma, bisognava mettere sotto la progettazione di qualche cosa di più utile, di ricezione, turismo, tutto quello che si vuole. Turismo tra virgolette, ovviamente, perché insomma, poi ne parleremo del programma che stiamo portando avanti, ne parleremo durante la campagna elettorale. Stasera tra poco chiuderemo, perché lo so che l'attenzione poi dopo un certo numero di minuti comincia a calare. Però voglio parlare di Castelferrato. San Pasquale, abbiamo detto, insomma, è la terrazza a mare, è la risorsa migliore per esprimere l'agriturismo, come giustamente qualche volta mi fa capire Alberto Azzariti. E che agriturismo facevamo con una centrale di cacca, di immondizia? Ecco che significa tutelare il territorio. E sono nate tante piccole realtà, ma su iniziativa privata, senza alcun contributo, senza alcun sostegno. Allora è lì che dobbiamo intervenire. Quindi San Pasquale, Torre Montanara è un'attività di questo genere, si possono instradare tante belle iniziative. La Fondovalle, porca miseria, fa paura, però ancora riesce a sbloccarsi con quella, l'area artigianale così, a metà rimasta, dopo 13 anni è ancora così. È squallido solo parlarne, 13 anni persi, quella rotatoria che non è stata manco completata, questa è un'idea mia. Siamo andati, Giulia, ti ricordi, all'Aquila, allora era vicepresidente Coletta, e te lo dico perché stavamo insieme, abbiamo fatto tante belle cose, abbiamo cercato di dividere, c'era un finanziamento per noi, annualità 88-89, non mi ricordo di quante centinaia di milioni, l'abbiamo diviso in due parti, uno per realizzare l'ingresso alla cooperativa e un altro per sistemare la rotatoria lì, come vedete. Beh, tutte cose sono state realizzate, quello è il progetto nostro. Ma è un progetto realizzato anche male, perché per quanto riguarda la cooperativa, ne parlo dopo, c'è da completare il collegamento con la cittadina, è rimasto ancora così, tutto abbandonato. Ma anche il collegamento vero, il miglioramento della strada di Via Aia, che da Castelferrato centro porta all'accesso per Castelferrato, cioè all'innesto con la SS 221. E quindi bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, non è che cade sempre Babbo Natale, il ciuccio del momento che si impegna per fare le cose. Quello svincolo, venne allora il presidente della cooperativa a pregare di fare dei lavori per cercare il miglioramento, perché i bilici non riuscivano a passare. Esiste, Bruno, non so se ci sei, se ci sei batti un colpo, perché mi ricordo che da te partì questa iniziativa. Ebbene, è lì. Il nostro progetto non è di altri, il preliminare sta a casa mia di quel progetto. Poi l'hanno sottratto, l'hanno dato in mano a un certo Leonzi, sono ingegner Leonzi, e l'ha portata a termine. La rotatoria che vedete a San Pasquale, ma ci mancano le cose essenziali per farla funzionare. Beh, ogni tanto la macchina se ne va da sotto, è una continuazione. Dici, ma vanno forte, il problema degli automobilisti, ma non è tanto. Sì, può essere anche quello, che qualche ragazza si embriaca, tutto quello che ti pare, ma bisogna rendere visibile la rotatoria. Là ci manca un palo che illumini, come tutte le rotatorie del mondo. Non è stato realizzato. Non sono stati realizzati i marciapiedi di sicurezza. Non è stato realizzato e completato il guardrail che evita l'effetto ghigliottina. Se un motociclista cade, là si spezza, si taglia. Sono tanti problemi quella rotatoria, bisogna completarla. E poi arriviamo un attimino a Castelferrato. Parlando di rotatorie, è chiaro che c'è un progetto che era partito, però è bloccato, è rimasto lì, è l'ingresso di Castelferrato. Attualmente la rotatoria si può fare ed è già un quarto, già esiste. La strada, lo sbucco per Torrevecchia è una piccola bretellina, l'ingresso da via San Savino è l'altra bretellina ed è un quarto. Poi bisogna chiudere. È di una semplicità enorme, bisogna semplicemente dialogare con i proprietari, la signora Montinare, si parla, si va in dialogo e si cerca di realizzare il bene di tutti. È di una semplicità enorme, disegnata, là purtroppo non hanno copiato, vabbè. È rimasto lì quel progetto, si può fare benissimo, c'erano anche i denari per farlo, chissà quando lo faranno. Beh, l'idea è lì, sul tavolo, ormai da 10 anni. Poi il miglioramento, qua a Castelferrato le uniche opere che sono rimaste, tranne la pitturazione della fontana che è stata fatta qualche anno, questo l'hanno fatto loro, hanno ripittato la fontanella, ma le opere grosse, l'illuminazione, beh, risale al mio mandato, quando c'ero io,
i nuovi marciapiedi, beh, il problema dei fanghi. Io personalmente sono salito su per capire da dove venivano questi fanghi. Mi sono fangato, ho perso 3-4 pare di scarpe, che parecchie volte sono andato su a capire dove usciva il fango. Abbiamo individuato il punto. Ci siamo presi un po' di male parole perché abbiamo riaperto una strada. Mi dispiace, ma voglio dire, abbiamo fatto il bene di tutti, perché il fango non scende più. E noi abbiamo consumato non so quante centinaia e centinaia di mila euro, milioni all'epoca, per pulire i fanghi. E poi l'abbiamo chiuso con un piccolo intervento sopra, di ripristino di apertura, e poi sotto con le gabbionate. Questo significa essere presenti sul territorio e fare il bene della nostra collettività. A me risulta che le cose che abbiamo fatto sono tutte funzionanti. Pure quello che abbiamo fatto di vicino a Serra Carmine, quel bel lavoro fatto fare al Genio, ci siamo impegnati affinché fosse realizzata una volta per tutte quell'opera. È lì, e si vede. E poi tante piccole opere. Adesso ci manca praticamente l'argomento finale. Luca mi ha detto, parliamo della Chiesa. La Chiesa è un argomento fondamentale. Abbiamo parlato, della strada dell'ingresso, abbiamo parlato certamente dei problemi di parcheggio che Castel Ferrato ci stanno, ma parlarne in campagna elettorale fa quasi ridere. Io dico, cominciamo a parlare delle cose fondamentali, quelle che servono, le infrastrutture, gli asfalti, le fogne, l'acqua. E allora mi diceva Luca, ma qua si sono rimessi in moto sotto campagna elettorale, stanno facendo le opere, hanno bloccato la strada sopra e sotto. Che sta a succedere? Luca, ne li sta a fare l'amministrazione che l'opera, quello li sta a fare l'opposizione, quello che dice che ci sta la minoranza, ci sta la minoranza. Vedi? È un'opera che io ho sollecitato, mi sono messa all'opera perché fosse realizzato un problema, un pezzo di fogna che creava danno alla famiglia Dionisio e tutte le famiglie che abitano in quel lato. Ho fatto di tutto che si realizzasse, insieme ai tecnici dell'ACA. Mi sono speso anima e corpo per tutte le opere, non solo quella. Capito Luca, quella l'ha fatta l'opposizione, non l'ha fatta l'amministrazione. Quindi l'amministrazione ha chiuso solo la strada. Le opere le facciamo anche noi con il nostro impegno, ma lo può fare chiunque, qualsiasi cittadino. Se si impegna, tutto è possibile. Come la chiusura delle buche, per esempio, ormai sappiamo che i soldi per sistemare gli asfalti sono circa 600-700 mila euro in questi 10 anni per la sistemazione delle strade, che fine ha fatto non si sa, però ogni tanto vediamo sugli ultimi termini che danno delle laccatine, ma sono soldi destinati a quel tipo di intervento, alle infrastrutture. Dove stanno quei soldi? Ma poi se ce lo spiegheranno, ok. E quindi ci troviamo soprattutto una situazione di infrastrutture veramente da terzo mondo. Non so, gli automobilisti, tutti quanti ci avete la macchina, fatevi le passeggiate. L'amministrazione è questa, controllare che le strade siano funzionanti, che non ci siano buche, che ogni tanto si fa con i soldi nostri un po' di manutenzione. E non si fa gli asfalti qua e là o soltanto perché c'è il motivo elettorale. Si fa perché bisogna farli, gli interventi, in maniera intelligente. Non si può dire, ma questa è la strada della provincia che c'entriamo noi. Beh, io credo che facilmente si può smentire questo discorso qua, perché mi ricordo in via Torremontanara, Benigno fino alla pizzeria, era strada provinciale quella a tutti gli effetti, eppure si sono impegnati durante la campagna elettorale e hanno realizzato quel pezzo di strada. E allora come la mettiamo? Via Chieti è uguale, quindi è mancato l'impegno. Se tu ti impegni le cose si fanno. Se tu stai veramente lì che vuoi fare il bene della comunità, non ti mancano i mezzi, specialmente se hai l'amministratore, l'amministrazione nelle mani. Per me, non dico che è facile, però insomma, se tu ti impegni, ecco, siamo riusciti ad ottenere due piccoli interventini a Via Torre, caro Giancarlo, una zona Genobile e un'altra in zona Ugo, Mincone. Quindi sono due interventi di ripristino, perché guarda caso le vecchie amministrazioni hanno fatto richiudere i fossi, noi adesso li facciamo riaprire, i fossi non li chiudete. C'è stato una sorta di scoramento, cioè di menefreghismo totale sul controllo del territorio, ognuno ha fatto quello che ha voluto, il terreno l'hanno coltivato in maniera proprio disastrata, e quindi voglio dire bisogna ripristinare un po' il vero valore dell'istituzione, il ruolo istituzionale degli assessori, il ruolo istituzionale della vigilanza. Vedo che c'è pure un bravo vigile che sembra ben intenzionato a fare le cose fatte per bene, ma fondamentalmente
l'amministrazione comunale, così come la esiste adesso, può fare meno dell'organo politico, perché va avanti da sé, sono ottime professionalità, 11-12 persone, riescono a mandare avanti senza chissà quali scelte politiche. Io obiettivamente stento a intravedere un progetto di amministrazione pubblica per il futuro. Io non so che cosa hanno proposto, ma 10 anni fa, 5 anni fa, hanno detto delle cose, ma nella realtà io non ho visto nulla. Quindi è quella stessa amministrazione che si ripresenta. Però adesso andiamo alla Chiesa. Ottobre, 31 ottobre credo, 2016, vabbè, noi siamo ormai, è facile fare opposizione, chi ha il sistema di controllo attraverso il web, ormai chi non ha il web è fuori, ma chi c'ha il web, chi c'ha possibilità di connettersi, di viaggiare, di navigare su internet, non ci vuole niente, andate sul sito del comune e vedete tutto quello che fanno, quindi di una facilità estrema. Quando dico guardate quelle delibere, è facilissimo, andate, cliccate e vedete che quello che sto dicendo è pura verità. Non sono documenti miei, sono documenti loro che puntualmente dicono che non è vero, ma lo pubblicano loro. Allora, 31 ottobre 2016, ordinanza di chiusura della Chiesa. Io qualche tempo prima che andasse via Don Danilo, mi chiamò proprio il parroco e mi fece fare una ricognizione su tutte le crepe della Chiesa. Ho fatto una disamina precisa, crepa per crepa, conosco tutte le crepe a memoria. Le so anche rappresentare se volete, però ho detto, Don Danì, no, se vogliamo dirla tutta, qua non ci stanno i pericoli di cedimento, sembra una cosa, sono un tecnico, sono un architetto, per le mie conoscenze, posso essere anche un cattivo tecnico, però per quelle piccole cose basilari penso di capirle, no? Non si vedevano quelle famose lesioni di cedimento fondale, lesioni che ti portano giusto, Giulia, a cedimenti di questo genere, tutte lesioncine di rassetto, di cattivo uso del materiale, nulla di più. Tant'è vero che insomma a livello strutturale mi sono fatto un giretto, tutte le catene agli angoli, potete passare e vedete, sono tutte lì funzionanti, quindi tutte le cinture esterne sono tutte lì che bloccano qualsiasi tipo di movimento, quindi problemi di cedimento sta chiesa dal 2016 ad oggi penso non ci siano state. Ma fino a qualche minuto fa, perché sono andato per sicurezza a ricontrollare, questa fa che me se ne calamo la chiesa, no. Quindi quella ordinanza mi sembra un pochettino, probabilmente c'è anche il problema, dice, beh, mettiamoci al sicuro davvero, controlliamo davvero le cose come stanno, per l'amor di Dio, tutte le sicurezze che si vuole. Tant'è vero che ho notato che c'erano state precedentemente già delle verifiche con altri tecnici, mai contro i tecnici, se i tecnici dicono che c'è pericolo, ok, mi adeguo. Però io le mie verifiche le avevo fatte già in precedenza. Ma la cosa che mi stupisce è che dopo l'ordinanza, se c'è pericolo, ci vogliono le cosiddette opere provvisionali, puntelle, palette, tutto quello che serve a dare sicurezza, transennamento, mocasca, monengasca. Fondamentalmente non ho visto nulla di tutto questo. Non ho visto alcun incarico pubblico, cioè su delibere, sul web, cioè la deve essere tutto pubblico, quindi non è che puoi fare come a casa tua, le cose che decidi attraverso l'amministrazione le devi rendere pubbliche, perché oltre ad avere un indirizzo devono avere anche una copertura finanziaria, non si può fare le cose così a casaccio. Quindi in tutti questi anni non ho visto nulla di tutto ciò, però ho visto una sorta di movimento sotterraneo, movimento sopra e sotto, fa parte del loro modo di relazionarsi, è sempre difficile, non c'è stato nessun consiglio comunale, nessun tipo di azione a comunicare le cose pubbliche, se non una riunione pubblica tenuta proprio qui fuori, ma su mia sollecitazione, perché mi sono preoccupato di avvisare il sacerdote di fare di qualcosina, perché si parlava in maniera anche spropositata di tutte le attività legate alla Chiesa. Tra virgolette, la Chiesa è un edificio pubblico, ma di proprietà della Chiesa. La Chiesa esiste perché c'è la gente che prega, perché se la gente non prega è pure inutile. Allora mi sembra che Castelferrato qualche pregatore ci sta, non è che insomma, chiaro, non si mette fuori a pregare sopra al sagrato, anche se l'unica iniziativa secondo me valida era quella di mettersi a fare rosario. Uno che prega e tiene la Chiesa, si mette davanti al sagrato e si mette a pregare. La stampa corre subito, non ci penso 2 secondi. Arriva e ti riprende, magari potevi far emergere questo problema della Chiesa. Quindi è chiaro che ci vuole anche un'azione forte, è mancata.
però ho sentito che si era creato un comitato. Ottima scelta, il comitato è sempre utile. È un comitato che poi, non so con chi si è relazionato, però con noi ha sempre evitato qualsiasi dialogo, perché dice la politica assolutamente mai. La politica mai, come se la politica le facesse soltanto l'opposizione. Io so che invece hanno avuto incontri con la pubblica amministrazione, fa politica l'amministrazione, non è che fa, è fatta di membri, di persone che fanno politica. Però con noi nulla. Ok, va bene, noi facciamo le nostre attività per sorreggere e sostenere il popolo di Castello affinché la chiesa venisse riaperta, e l'abbiamo fatto con tutto ciò che avevamo a disposizione, con dialogo, con tutte le cose che sono possibili nel fare umano, nell'agire umano, e soprattutto con un esposto alla procura, perché insomma a un certo punto, quando le cose non sono chiare, devi chiedere aiuto a chi ti può dare un supporto. Tenete conto che tutti gli esposti che sono qui, potete vedere, attualmente non c'è nulla di archiviato, tutto in corso. Sia chiara sta cosa, perché si dice stanno indagando, e molto bene. Poi mi sono premurato anche di, lo dico adesso perché per me ne scordo, premurato di avvisare e di segnalare alle istituzioni tutto ciò che purtroppo non è ortodosso durante la campagna elettorale. Mi ha detto il viceprefetto, ma questo comincia a essere reato. Questo succede a Torrevecchia. C'è l'uso del ruolo pubblico per fare politica, l'uso degli uffici pubblici, ma non dico quali sono questi uffici pubblici, ma sono uffici che danno pressione alla gente. Persone che escono dagli uffici, adesso avete capito di quale ufficio sto parlando, rabbrividita, cancellando qualsiasi visione per questi professionisti. Guardate le persone che se ne sono andate e capirete che c'è una pressione. Pressione psicologica, operata tutti i giorni, ed è un meccanismo di convincimento a macchinetta, dalla mattina alla sera, specialmente in questi ultimi giorni. Io dico semplicemente a chi fa questa operazione di stare un po' attenti, perché insomma può succedere pure che può succedere cose brutte. Fate le persone serie, perché in campagna elettorale la persona deve essere libera di votare, di esprimere un voto in libertà, senza pressioni. Io vi dico queste cose perché non è che me le sto inventando. Sono persone vicino a me, care, che mi raccontano delle cose aberranti. Io dico pazzesco, uno mi dice ma tu usi sempre questo termine pazzesco. Sì, pazzesco, perché mondo normale queste cose non succedono. Questo lo dico tra virgolette, ho pensato non a denunciare queste persone, perché insomma non mi piace tirare in ballo le persone che già sono intimidite e intimorite nelle denunce, no, a fare una denuncia preventiva, a dire al prefetto, alla procura, domani mattina parte pure l'altra denuncia, che il popolo di Torrevecchia deve stare tranquillo, non deve avere paura e timore, specialmente, se qualcuno mi sta a sentire, davanti al seggio elettorale, e anche dentro il seggio elettorale, perché quello che è successo 5 anni fa è autentica porcheria. Persone che entrano dentro il seggio e operano in maniera schifosa le loro influenze. Ve lo dico perché a un paio ho assistito io personalmente. Sono schifezze. Quindi questa volta sarà un po' diverso, quindi lontano dal seggio, le misure giuste, perché insomma questa volta non si scherza. Fate le persone serie, abbiamo a che fare con il futuro, con i ragazzi che verranno, con le future generazioni, e non devono raccontare ancora queste stupidaggini. Andavano bene 20-30 anni fa, quando si facevano i teatrini in piazza, oggi siamo nel 2019, pulizia, serietà e compostezza. Ognuno assume un ruolo di persona civile, con un ruolo anche di cittadino, ma serio. Quando entra all'urna deve votare liberamente. No, le sue promesse a qui, le sue promesse a quell'altro, mo sono contrati questi prima della sezione, prima delle... E ha avuto anche... ma che è sta cosa, tu teatrino? Il voto è una cosa seria. Riacquisiamo il vero valore del voto, dell'espressione, di un volere, di un pensiero libero. Quindi liberiamo Torrevecchia da queste stupidaggini. Quelle cose che dico le sapete tutti quanti quali sono, no? Avete preso visione.
avete pure paura a dirle, perché sta fa, che succede? Non succede niente. Le potete dire. Potete parlare liberamente. Torrevecchi sta ancora in Italia, voglio dire, non è che sta chissà dove. Quindi bisogna liberarci. E quello che diceva stamattina a Nicola, l'ho scritto, ma insomma, ci hanno strappato i manifesti, hanno scarabocciato scrivendo le stupidaggini, hanno infangato e calunniato la sottoscritta persona, manca una persona, manca una parola di solidarietà. Sono stati condannati tutti in silenzio, condanne ci sono state, ragazzi, persone che hanno fatto gli stupidi. Io sono sempre per il perdono, non sono contro le persone, badate bene, contro gli atteggiamenti. Bisogna far funzionare questo, ma soprattutto questa, la croce, che riassume tutto, non è solo scatola cranica, ci sta pure della sostanza dentro, bisogna metterla in funzione. Non dire io sono io, ho le mie potenzialità. Insomma, a Torrevecchia sappiamo che dopo la guerra tutti coi pidocci stavamo. Chi ce l'aveva il conto corrente? Portafogli, tre portafogli ci stavano a Torrevecchia, questo si racconta, ma qualche cosa mi ricordo pure io. Tutti dalla stessa fame veniamo. Boom economico, siamo venuti un pochettino tutti quanti fuori, però caso strano, ci sta un gruppo che emerge. Il più ciuccio di quel gruppo è il conto corrente a 18 zeri. Insomma, che è successo qua? C'è qualcosa che non va, sono più in gamba, sono più fregni, che ne so. E allora c'è anche questo tipo di atteggiamento da rivedere. Le ricchezze vanno ridistribuite. Dobbiamo rivedere queste cose qui. Questa è Torrevecchia futura. Dobbiamo liberarci da certe mentalità di sottomissione. Non dobbiamo pensare perché sono il figlio del contadino, sono contadino e stupido. La cosiddetta legge della zappa appartiene al passato, dice zappa nonna, zappa padre, zippi zippi pure tu. Questa è la legge della zappa. Basta con la legge della zappa. Bisogna affrancarsi, liberarsi da questo fardello medievale. Tutti possono diventare qualcosa, possono avere l'ambizione di avere un titolo, di avere una laurea, di essere persone dignitose, che possono avere anche un conto corrente, perché no? Di avere un lavoro a Torrevecchia, non è che deve andare a Miami, o deve andare in Germania, o deve andare a Bologna, già, da Bologna per avere un riconoscimento, una gratificazione, può anche esercitare qui. Quindi liberarsi da questo dominio dove ci sta soltanto lo professore e tutti gli altri sono stupidoni. Ecco la Torrevecchia che vogliamo noi. La Torrevecchia che dia possibilità a tutti quanti di dare iniziative libere, di mettersi in gioco. Questo che vogliamo noi. Qua mi sembra, insomma, che bisogna lavorare. Io credo che questa è un'opportunità. Io l'ultima volta che mi presento, ma fondamentalmente non è che mi sto presentando. Mi conoscete, sapete tutto di me, quindi sapete della mia famiglia, mi sto presentando, comincio la presentazione. Non ho chiuso il discorso chiesa, ma l'abbiamo chiuso. Solo questa postilla, perché è giusto che si dica la parte finale. Certo che bisogna pregare, ma nella preghiera c'è un'obbedienza. Chi crede cattolico è obbediente, allora obbediente al sacerdote. Pur se ti dice le parolacce, quello che ti pare, ti sti zitto, tripì e ti sti zitto. Se sei un credente, preghi per lui, di più non si può fare. Obbediente alla diocesi, alla curia, a chi ha delega. Io con Don Giuseppe, oh Giuseppe, quello che fai tu, per l'amore di Dio, se serve una mano, io sono pronto, a disposizione. Se no mi metto lontano, a distanza che non posso nuocere. Se ti serve mi chiamate. Questo che ho detto anche al sacerdote, senza problemi. Se do fastidio sto lontano, se serve sto vicino. E la stessa cosa al vescovo, quindi in maniera molto pulita, obbedienti, se si è cattolici. Poi, se invece la Chiesa serve per altre cose, che ne so, serve fare attività ricreative, beh, quello è un altro tipo di discorso, ma questo a me sinceramente interessa molto relativamente. La Chiesa cattolica ha una funzione ben precisa, si prega. E quindi per pregare bisogna essere obbediente prima di tutto alla Chiesa. Adesso ho parlato troppo, ritiro tutto quello che ho detto, l'ho detto qua, non lo dirò più. Quindi sulla Chiesa basta parlarne, perché ci avanzano loro. Bisogna avere fiducia di quello che fanno. La cosa che vi dico, insomma, c'è possibilità di avere qualche riapertura nel futuro. Io mi adopererò sia in un verso che nell'altro affinché tutte le mie energie siano spese per la riapertura. Se si chiuderà speriamo si chiuderà felicemente l'indagine della procura, ma è giusto che si faccia, perché voglio che si faccia luce su quell'ordinanza, voglio ancora capire, molti lati oscuri ci sono ancora da penetrare. Perché dico questo? Perché insomma ci sono i fondi della ricostruzione,
e fanno parte tutte del cratere. Una soltanto, uno o due C sono state finanziate, una è quella di Caramanica e una è quella di Pretoro. Il resto è tutto fuori. Cioè, come si fa a pensare che Torrevecchia può ottenere quei finanziamenti là? Tu puoi finanziare la riapertura, se veramente c'è bisogno di denaro, con i soldi, 275.000 euro. Potevi sicuramente riaprire 14 chiese, non una. E una 380.000, sicuramente per fare un bel parcheggio a Castelferrato, quando ne facevi di cose. Quindi sono soldi che sono stati spesi, non si capisce come e perché. Quindi quelli sono i soldi che erano utili per la chiesa. E chiudiamo l'argomento. Allora, sulla presentazione. Allora, i ragazzi che mi hanno convinto, il primo che dice, Anà, lo dico così come è successo, io vado, venito o non venito, non me ne frega niente, mi presento da solo. Giancarlo La Rovere. Giancarlo La Rovere, lo conoscete, è un direttore d'azienda, tecnico gestore rifiuti, con iscrizione all'albo regionale Abruzzo. È una bella persona. Ho avuto modo di conoscerlo questi anni, me lo conosco quando ero un ragazzo, molto silenzioso, preciso, ma ho apprezzato le sue qualità decisionali nei momenti più importanti, non è soltanto a livello politico, ma anche nelle cose, per esempio nei lavori di recupero della chiesa di Torre, ma tutto precisino fino all'ultimo centesimo, una cosa spettacolare. Avere una persona come lui vicino è una meraviglia per la pubblica amministrazione, e poi c'ha delle idee molto definite, quindi a me piace la persona quando, prescindere adesso se collimano o non collimano, a me persone decise sono sempre piaciute, e specialmente le persone che hanno a che fare con cose pubbliche, quindi quelle persone lì hanno veramente forza in qualsiasi tipo di progetto. Quindi bravo Giancarlo, specialmente per avermi convinto. Questa partita, per la lista. Evangelista Francesco, eccolo qua. Tecnico commerciale nel campo elettrico con 15 anni di esperienza, trasparenza, sincerità e determinazione. In 10 parole ho chiesto a tutti quanti di esprimere la propria capacità. Beh, Francesco è un personaggio unico, serietà, ha detto questo, bisogna fare le cose serie, precise. E le cose che stiamo facendo sono precise e serie e hanno valore anche per il futuro. Io mi impegno, qualsiasi risultato dovesse venire sono contento di conseguire questo risultato, ma soprattutto felice di partecipare in questo progetto. Quindi una persona solare, limpida e convinta. Quando prende l'impegno, e lo sto vedendo perché piccole consegne le diamo a tutti quanti, e lui sempre preciso, meticoloso nel raccontare le cose come stanno. Francesco Blasi. Giornalista di professione, amante della verità come solo un entusiasta dilettante lo può. Beh, lui ha lavorato pure per la SET, per Radio Tele Monte Carlo, è uno che ha girato il mondo, si trova a Torrevecchia, non so se è puro caso, non lo so, però insomma qualcosa ti ha chiamato, quindi si trova bene, e quindi un personaggio molto utile alla nostra comunità in fatto di comunicazione, quindi uno che ha lavorato con il centro, poi ha lavorato fino a qualche tempo fa, e si promette sicuramente di partecipare al grande progetto di informazione a Torrevecchia. Quindi io credo che tu sarai il numero uno per quanto riguarda la comunicazione, poi abbiamo Luciano Rapa e tanti altri giornalisti importanti che possono portare avanti il nuovo prodotto editoriale. Grazie Francesco. Gianluca Marchesani. Lui dice che è un sottufficiale degli Alpini, vicepresidente Avis Torrevecchia, conduttore televisivo, esperto. Beh, io dico esperto, perché sembra veramente molto bravo, esperto nelle cose che si prospettano e che piacciono a lui, ed è un personaggio veramente che io mi ricordo sto particolare. Organizzavamo negli anni, primi anni 80, le cosiddette manifestazioni giovanili, no? Allora partecipò insieme a me a una bella manifestazione che riguardava il Natale. Allora pensammo di fare qualcosa di nuovo, non la classica recita così, ma con figure metaforiche. Ho detto, Giallo, quest'anno dobbiamo strabiliare, dobbiamo fare una cosa particolare, però questo ci vuole serietà, compostezza da parte tua. E se tu riesci a fare questa persona una metafora guida di questo racconto biblico, beh, abbiamo fatto centro. In effetti abbiamo fatto centro perché si alzò all'improvviso dalla platea, poi l'ho rivisto rifare da tante altre persone sta cosa, ma tu nell'84-85, quindi era una novità, uscisti fuori dalla platea, tutti quanti la gente cercavano di ridere, però nessuno rise, perché tutti all'improvviso capirono la serietà del momento. Quindi è una persona che sa capire il momento, capire
la particolarità della serietà di quel momento. Io credo che tu in questo momento qua puoi sicuramente esprimere quella capacità e quella visione che secondo me pochi hanno. Quindi c'ha un tuo carisma, è un personaggio che doveva già far parte del nostro gruppo nel 2009 e che poi ha fatto un passo indietro per aprire insomma l'attività di consigliere a Silvano Fioravanti. Non so se c'è Silvano, lo salutiamo, quindi vabbè, lo salutiamo perché ha fatto un lavoro eccezionale per noi, l'ha fatto per 9 anni, infaticabili, stanco anche lui come tanti altri, come Gianni e tutti gli altri che hanno ceduto il passo ai giovani. Poi, fammi vedere, Luca La Monaca, eccolo qua, di Castelferrato, laureato in scienze politiche, lavora presso l'Università degli Studi Nicolò Cusano, passione per lo sport, per l'agricoltura, attaccamento al proprio territorio. Io lo so che sei attaccato al proprio territorio e soprattutto all'agricoltura, perché sembri insomma il factotum a Castelferrata, tutti quanti si rivolgono a te per qualsiasi problema di carattere agricolo. Quindi arrivi tu, torni il venerdì, oltre a lavorare la settimana fuori ti metti qua a servizio della comunità e lo fai, lo so, con tanta passione, ma soprattutto grande gratuità. Quindi lo fai di cuore. Quando qualcuno ti ha detto tocca a te in questo momento per chiudere la squadra, tu non ti sei tirato indietro, qualche piccola perplessità, hai capito che è giunto il momento per misurarsi, soprattutto per capire che cos'è la politica, questa qui, quella vera, quella sopra non è la politica vera, questa è la politica vera, perché sei a contatto con la gente, ti devi misurare ogni momento. Mi manda una decina di messaggi al giorno per dirmi questo è così, questo è colà, insomma certamente ha una grande voglia di conoscenza, ha una grande voglia di misurarsi, è un ragazzo che merita davvero, e dico a Castelferrata, queste sono le risorse vostre, anche se abbiamo dei legami parentali, ma è un castellano a tutti gli effetti e può sicuramente esprimere tanta bellezza. Bravo Luca. Russo Lillo Maria Grazia, eccola qui, imprenditrice, impianti idrico-termico, sanitario, insomma è una ragazza dalle grandi qualità, perché insomma tiene in mano i maschietti, li fa funzionare, li fa truttare alla grande, quindi è una donna con i controfiocchi. E quindi vedo che c'è tanta voglia anche lei di vedere le cose che abbiamo finora parlato, realizzarsi in qualcosa di concreto, soprattutto per la sua San Pasquale. Ma vedo che insomma non è che soltanto San Pasquale che ti interessa, anche Torrevecchia, ma soprattutto le relazioni col mondo. Io vedo che sei molto legata ad aspetti che insomma non sono proprio di Torrevecchia, però che ti possono sicuramente dare forza e sostegno. Quegli aspetti a cui anche io sono legato e che possono veramente dare, come dire, possono essere la ciliegina, va bene, sulla torta. E io credo che lì possiamo lavorare tanto insieme e fare delle bellissime cose. Parlo di aspetti spirituali che non possono non fare a meno di costituire il nostro programma. Quindi noi ci teniamo tanto soprattutto a questi aspetti. Grazie Maria Grazia. Grazie Maria Grazia. Petrongolo Sandra, dov'è? Eccola qui. Vabbè, abbiamo una technical writer, si dice così, con 30 anni di esperienza lavorativa, traduttrice italiano-inglese, insomma. Lei lavora con i diplomatici, con le ambasciate, e quindi ha un'esperienza che ci porta fuori all'America, all'Inghilterra, al mondo. Ha modo di relazionarsi con grandissime personalità, quindi non so se ti vediamo in televisione qualche volta, ma è il personaggio giusto che può aprirci al mondo, a quello grande, a cui apparteniamo senza saperlo, a volte, è vero? Quindi grazie Sandra del tuo sostegno, ma soprattutto delle belle parole che hai detto quella sera. Mi piace, sei una persona seria, quindi bisogna fare le cose fatte per bene, quindi mi ci butto, qualsiasi cosa succede. Grazie Sandra, ci manca qua. Alberto Azzariti, eccolo qua. Con Alberto Azzariti abbiamo in comune una passione, quella per la famiglia. Abbiamo sicuramente avuto un percorso insieme quando mandavamo i ragazzi nostri, Riccardo e Valentina, a scuola insieme, se non sbaglio, quindi lì abbiamo creato un'associazione, non so se sta Franco da amico, tutti i ragazzi, i figli nostri a cui tenevamo tanto e cercavamo di dare un supporto maggiore oltre a quello formativo classico di istituzione. L'abbiamo fatto alla grande, con grandi manifestazioni e soprattutto con emozioni teatine. Un'associazione che ha portato grande soddisfazione al gruppo, di cui faceva parte pure Gianluca, grande speaker,
e che ci stava pure. Beh, bei personaggi del momento che hanno dato lustro a Torrevecchia, noi siamo usciti fuori. Torrevecchia con grandi manifestazioni come la Mountain Bike, un campionato regionale svolto a Torrevecchia nel lontano 2006. Beh, queste cose qua non si ricordano, adesso si vedono girare le mountain bike, ma il primo progetto di realizzare una pista di mountain bike viene dal sottoscritto e da qui presente a Zariti. Abbiamo tracciato 37 chilometri di sterrato per la mountain bike, poi non so, ho visto Nino qua da qualche parte, non so se ci sta ancora. Abbiamo fatto pulizie con la doppia valenza, ripulire le strade rurali per i trattori, perché insomma non so come stanno le strade, ma ho fatto un viaggetto qualche tempo fa, ho visto che insomma via Valle dell'Inferno, che è la principale, senza parole. Abbiamo realizzato un bel percorso che attualmente è appetibile per tutte le associazioni, ne sono nate tantissime, anche torrevecchiani che poi si sono perfezionati con iscrizione a club anche importanti. Emozioni Teatine, poi il lavoro che abbiamo fatto con le manifestazioni estive, Nuova Agricola Associazione, grandi personalità dello spettacolo, turchi, eravamo quattro mammocelli, abbiamo fatto delle feste, diciamo, quasi come, ma forse pure superiore a San Rocco, cioè, abbiamo messo su delle attività di promozione turistica e spettacolo, insomma a livello, a un discreto livello, ecco, non dico altro. C'è ancora la cartella, Gianluca, quindi. Dopo Gianluca, da quell'esperienza a Torrevecchia, è diventato uno speaker che adesso ambiscono da tutte le parti. Ieri è stato a Milano, durante la campagna elettorale ogni tanto si assenterà, ma pensa alla campagna elettorale, il telefono deve camminare, vede un attimino di darti da fare. Però sono nati personalità come Gianluca da quell'esperienza, ma anche altri, lo Baraccone, siamo giusto a Graziane e Cinguini, le prime esperienze l'ha fatta sul palco nostro, poi la televisione, ma tante altre ancora, ma tante, veramente tante altre esperienze sono venute fuori appunto da quella stagione di Emozioni Teatine, che poi si è trasformata in tante altre, sono nate le associazioni delle motociclette e il cosiddetto pellegrinaggio sulle orme di San Rocco. Abbiamo portato Torrevecchia ovunque, quindi da tutte le parti si parlava di Torrevecchia. Abbiamo toccato tutte le comunità con un pellegrinaggio stupidino, insomma le motociclette fanno le zingarate, ma noi abbiamo dato un senso a quelle zingarate, invece di andare in giro a casaccio, giriamo e veicoliamo il territorio, il marchio Torrevecchia. È finita l'esperienza, perché come tutte le belle esperienze poi purtroppo trova sempre l'ostacolo di che cosa? Della continuità. Abbiamo fatto 12 edizioni, una più bella dell'altra, la 12ª abbiamo chiuso perché Torrevecchia purtroppo non ha ben compreso che bisognava continuare, ma in maniera istituzionale, come il riconoscimento ufficiale di un evento come quel genere. Va bene, lettere d'amore va benissimo, però dare 6.000 euro, tutti questi denari che abbiamo speso a Capocchia, lo potevamo utilizzare per queste cose qua, oggi avremmo una comunità piena di attività. E non solo lettere d'amore, che insomma va a Massimo Piapanio per i suoi eventi, una tantum. E le associazioni, contavamo circa 15-20 associazioni, sono quasi tutte scomparse. Vedo Arcobaleno, vedo tante associazioni che facevano parte di quel momento di, insomma, è nato con Emozioni Teatine, poi è esplosa una voglia di associarsi, di realizzare le cose con grandi manifestazioni, ognuno con la propria manifestazione. Il ringraziamento a San Pasquale e poi a Castelferrato con le sagne in gariola. E poi insomma tutto si sfascia, non si capisce perché. Bisogna istituzionalizzarle, la banda di Torrevecchia. Quello ci teniamo, il coro, tante belle cose che finiscono poi nel nulla. La Pro Loco, che poi con ricchi e poveri, ricchi e poi poveri, finiti, perché sono, insomma, non so cosa è successo, ma è là, si è chiuso tutta la baracca. E allora voglio dire, le cose si fanno non così tanto per, bisogna dargli un'istituzionalizzazione. E le cose bisogna farle seriamente. No, chiamo i gruppetti, o ci stanno sti soldi, ma questi soldi vanno soltanto per lettere d'amore. Ma insomma, allora che ci chiama a fare? Soltanto per mettere il logo Torrevecchia, Comuni Torrevecchia, e facciamo il calendario. Ma insomma, queste cose qui vanno bene una volta, due volte, ma se ci sono dei contributi, diamoli i contributi a tutte le iniziative che hanno almeno una dignità di essere iniziativa. Io ricordo le prime iniziative le facevamo con Franca Lamone, che è lui che insomma convocava tutte le associazioni. Le prime volte va bene, non ci stanno denari, ma poi i denari cominciano ad arrivare, i cittadini. E questo ve lo dico adesso perché, e ve lo ripeterò, sono stati pressati. 910.000 euro, quanto me ne sono andato io?
facevo l'assessore al bilancio, e parlo di 10 anni fa. Oggi 1.800.000, quindi che cosa è successo? Pressione fiscale da 910.000 euro a 1.790.000, quant'è? È una pressione, dice, del 100%. Dice, non abbiamo aumentato le tasse, ma insomma, come ci si arriva da 900 a 1.800.000? Oh, sono dati veri, non sono stupidaggini. C'è stata una piccola modifica nel 2012, in quell'occasione hanno rimodulato tutto. E basta prendere le bollette, le ultime bollette, con quelle, confrontarle con quel periodo là, e vi rendete conto che le cose sono diversamente da quelle che fanno apparire. E dici, ma noi, il comune, che c'è i soldi, quelle e quella, ma sono soldi nostri, che sono soldi tuoi. Adesso la Tari, non so se vi è arrivata la bolletta a casa, ma lo sapete, insomma, controllate, verificate. Sono cose che vanno verificate, perché l'amministrazione comunale deve fare solo quello. E allora io dico, per chiudere, ci sono tante altre cose da dire. Se ci sono altre cose, ditemelo. Ah, mi scordate, la cosa, questa è grave. Quando abbiamo l'incontro da te, dopodomani? Oh, allora. Sai perché non sono scordate? Perché pensavo di aver detto, tu mi sei mandato niente, quindi mi hai inventato tutti. Alessandra Ambrosini, che è una delle toste del gruppo, è una delle toste del gruppo, perché è quella che mi ha dato proprio lo sprint finale, è quella che mi ha detto, ma sa da fa, l'ha detto proprio in maniera tosta, alla torrevecchiana maniera, ma mi sembrava che non era convinto, perché quando ci siamo sentiti telefonicamente, mi sembrava, ma alla fine mi è sembrata la più convinta di tutte, quindi la più forzuta sotto questo aspetto. Ed è chiaro che conosce bene Torrevecchia, la conosce nei minimi particolari, perché ha fatto insomma una sorta di porta a porta, non per la munnezza, ma un altro tipo di prodotto, e l'ha fatto in maniera, ha portato il pane, e il pane è la vita, insomma, giusto Maria Gran? Quindi fondamentalmente ha dato vita alle cose belle di questa comunità. Io credo che Alessandra darà tutto il suo supporto, anche se insomma c'è il bambino, la famiglia, ecco, la mamma di famiglia è certa che deve tenere prima di tutto alle bardesce. Dopo c'è un bardace particolare che è l'umarete, quelli ci tenemmo di più. E fondamentalmente quel poco di tempo che ti rimane, lo devi assolutamente dedicare a questo piccolo impegno di 20 giorni. Io so che puoi dare tantissimo, perché c'hai un papà che fa paura, è una di quelle persone che io a Torrevecchia è difficile trovarlo uno simile, perché è una persona che è coriaceo. Quando vede la giustizia, cioè non è che fa calcoletti, cammina come un toro, quello costa quello che ha costo, quindi è uno che si mette avanti a tutti, quindi non è che fa i calcoli come la Giancarla Maniera. Quindi siete, insomma, siamo un bel gruppetto, capace veramente di cose belle e cose gregge. La cosa che raccomando poi, ovviamente la nostra campagna è una campagna di bellezza. Se bisogna rispondere ovviamente per le cose che sappiamo. Sapete che tutti quanti, è un invito che faccio a ognuno di voi, il mio numero telefonico ce l'avete quasi tutti, perché vi conosco, quindi quelli che non conosco me lo può chiedere. Qualsiasi momento si rende utile, chiamatemi. Qualche menzogna, qualche chiarimento, qualche approfondimento, integrazione, quello che si vuole, chiamatemi, io rispondo sempre. Già l'abbiamo fatto parecchie volte. Come sta chiamando una persona, uno che sicuramente vuole un chiarimento, lo diamo dopo. Non fatevi scrupolo, qualsiasi persona sia, anche un avversario politico, quello che mostra i muscoli sul web, dopo quando andiamo a parlare si squaglia. Io sono pronto a un confronto in qualsiasi momento, in piazza, in ogni luogo, non so l'utilità, però insomma sono pronto a fare qualsiasi confronto, anche qua. Se mi invitano in qualsiasi momento portiamo i documenti, parliamo, li commentiamo insieme, quindi non è che qua stiamo rubando, stiamo facendo chissà che cosa, accusando chi. Stiamo parlando di documenti pubblici, qua nessuno è ladro, quindi tenete conto che da qui a dire, da quelle cose che diciamo, a dire che qualcuno fa cose brutte, assolutamente no. Parliamo semplicemente di capacità o incapacità. Allora noi diciamo semplicemente che c'è stata incapacità. Nonostante siano belle persone, capaci professionalmente, tutto quello che gli pare, hanno praticamente questo vizietto di nascondere, di mistificare un po' la verità, ma questo insomma, è un difetto che abbiamo un po' tutti quanti, cerchiamo di correggerci nelle maniere dovute. L'educazione è fondamentale, perché va prima di tutto al primo posto.
Se si manca di rispetto è chiaro che non possiamo pretendere di essere rispettati. Questo è fondamentale. Se ci sono cose che io ho detto e magari ho offeso qualcheduno, fatemelo presente, chiedo scusa se l'ho fatto, perché nella mia volontà mi conoscete, non c'è mai la volontà di offendere alcuno, anche dal nemico più nemico che ho, e ce li ho di nemici, no? Io sono pronto al perdono, fino a ieri ho parlato con un avvocato, una questione, ma insomma, ci sta problema, io il perdono è contemplato, io non condanno nessuno, è la mia natura, quindi che dobbiamo condannare? Dobbiamo convivere, perché insomma alla fine dobbiamo staccare il biglietto per fare l'ultimo passaggio, quindi bisogna andare con bagagli leggeri, soprattutto puliti. Cosa dire infatti alla fine? Manca Giancarlo D'Angelo Sante, che al lavoro mi ha raccomandato di salutare tutti, l'ho fatto, ecco, mi manda pure delle belle parole, quindi la passione, i cuoricini, ma ci vogliamo bene davvero, un amore non di tipo quello, un amore affettivo che si può avere fra uomini, bello, esemplare, e ci siamo voluti bene sin dall'inizio del 2007, quindi ci siamo ritrovati, siamo partiti insieme con 300-400 voti, persone che ci sostenevano, da 300-400 abbiamo raddoppiato, 900 e rotti, quasi 1000, poi abbiamo dimezzato la distanza, da 900-1000 voti le abbiamo portate a 500, questa è la tendenza, quindi fra poco consegneremo, lo volevo fare questa volta ma non c'è purtroppo l'erede, ma lo consegneremo il nostro lavoro a chi verrà presto, insomma, noi, questa per me è l'ultima esperienza davvero, ma in maniera definitiva, quindi l'occasione per votare Marinucci è solo stavolta qua a Torre Vecchia, quindi non si presenterà più. Se qualcuno lo volesse cogliere, io sto qua, io per il momento chiudo l'incontro, vi applaudo io a voi. Se qualcuno vuole cogliere l'occasione per vedere i documenti che abbiamo esposti, documenti utili per tutto quello che ho detto, perché sono tutte cose che corrispondono a verità. Grazie.